bancarelle più belle del mondo. Quanta gente che gira qua attorno senza manco comprare un panino con porchetta. Scusi maestro, ci metta la crosta, ma è già pronta la risposta. Ed eccolo qui, lo vedi arriva Tortellina. Ma che fa trovenne Stellina? E allora tu dillo Stellina. Decima edizione dell'Abruzzo Irish Festival al Notaresco. Siamo col sindaco di Gian Vittorio. Sindaco, buonasera. Come va questa decima edizione? Grazie, buonasera a tutti e grazie di essere venuti. Grande successo come potete vedere, c'è grande affluenza per questa decima edizione. Una cosa inaspettata, ieri sera siamo stati come prima serata di venerdì sera, siamo stati invasi come non mai come primo venerdì di inizio manifestazione. Ieri sera alle 19.30 abbiamo dato il via con l'apertura, con ringrazio e saluto tutti i sindaci intervenuti, il consigliere regionale Paolo Gatti, il presidente della provincia e i tanti sindaci che sono venuti a trovarci. E da lì con tutto il parterre di musicisti che si sono susseguiti durante la serata fino alle 3 di notte. Siamo stati invasi da ragazzi e giovani che hanno ballato e si sono divertiti fino a tarda notte. Questa mattina voglio solo fare un piccolo inciso, abbiamo spento tutti i microfoni e tutte le luci alle 5 di mattina, quindi potete rendervi conto cosa c'è stato e cosa è successo. Questa sera replicheremo la serata, come potete vedere siamo invasi, strapieni. Ieri abbiamo venduto il doppio dei biglietti degli altri anni, questa sera contiamo con numeri strepitosi. Diciamo che fate tre serate di notti verdi, perché bianche non si possono definire. Date il colore che si dà al celtico, si parla di notte verde perché fate la nottata praticamente. Notte verdi, e bisogna, ci tengo a far vedere a tutti gli spettatori cosa accade. Noi qui c'è un grandissimo lavoro di settimane e settimane. Trasformiamo l'intero borgo, c'è un coinvolgimento dell'intera comunità che si susseguono e trasformano l'intero paese. No, sta a vedere, ma abbiamo tagliato, era entrata dentro l'inquadratura. Va bene, allora chiudiamo con e devo fare pure i ringraziamenti. Sì. Ricordiamo che ci sono diversi parchi all'interno della manifestazione. Vai. E quindi si susseguono numerosi musicisti, tutti con la stessa timbrica celtica. Sì, tanti palchi, tanti musicisti, in ogni piazza c'è un evento diverso. Quindi io voglio ringraziare l'associazione La Innocent Smith, che ogni anno si mette a disposizione e ci regala questo bellissimo festival. Oltre a loro, ma voglio ringraziare la provincia di Teramo, il consiglio regionale e poi tutti gli amministratori di maggioranza del Comune Notaresco che oltre a votare questo bellissimo evento ci danno una mano fattiva nella realizzazione e negli arredi. Tutto quello che vedete, il paese viene trasformato. Assolutamente, va bene sindaco, noi ci andiamo a fare un giro per le vie di Notaresco che vedo già si stanno popolando, come dici tu. Sarete invasi, secondo me l'invasione è già in atto. C'è invasione. Io vi invito a visitare tutti gli scorci e poi non dimenticate di andare a visitare l'angolo dei whisky, dove c'è l'angolo dei whisky e sigari, che a conclusione della serata si va lì. Ah, si va lì? Tipo matrimonio. Quest'anno, carissimo Matteo, 10 anni di Abruzzo Irish Festival, firmato dalla vostra associazione. Esatto, il decimo anno, 10 anni fa abbiamo iniziato noi, eravamo in piccolo ma ci siamo riusciti, siamo cresciuti sempre di più, ormai siamo in veste internazionale, la nostra associazione Innocent Smith è riuscita a fare di nuovo al decimo anno questo che ormai è il più grande festival irlandese in Italia. Ricordiamo, questo festival nasce da una passione vostra della musica celtica. Esatto, sì, nasce la nostra passione. Noi siamo nati come un gruppo irlandese, infatti l'idea era nata perché abbiamo suonato in tutti i festival sia in Italia che in Europa. Vedevamo vari pezzettini, volevamo riportarlo nel nostro amato Abruzzo e allora abbiamo ricreato questo festival per suonare noi su un palco principale. Poi purtroppo ci siamo sciolti dopo il primo anno. Ma quest'anno per la decima edizione abbiamo fatto la reunion e quindi quest'anno decima edizione risuoneremo, tra l'altro suoneremo tra un po',
sul palco principale per questa edizione speciale. Quindi diciamo che è una riunione dopo 10 anni che vi ritorna come protagonisti nel vostro paese, nel vostro evento nella piazza principale notaresca. Esatto, sì, infatti penso che questo è uno dei momenti più alti per il nostro festival. Abbastanza agitato. Sì, ecco perché sto sudando. E anche telefonicamente, a vedere l'inversione, ma io dopo devo suonare, Immagino però la grande soddisfazione di sapere che notaresco in questi 3 giorni di evento mi chiama moltissime, per non dire migliaia e migliaia di persone in questo piccolo borgo della provincia di Teramo. Esatto, sì, si è creata questa alchimia particolare dove molte persone ormai conoscono Notaresco da fuori regione per l'Irish Festival, che poi ci tornano anche fuori stagione, ma soprattutto vengono anche persone molte dall'estero. Noi abbiamo tantissimi irlandesi che vengono apposta perché qui hanno suonato i più grandi gruppi irlandesi che stanno al mondo, i Dubliners, i Dervish, oltre che noi ovviamente. Te lo volevo dire io, anche voi che suonate qui. Va bene, noi facciamo gli in bocca al lupo per questa reunion, poi vi verremo a vedere, anzi ci siamo. Ormai stiamo andando. Quindi ci vediamo direttamente in piazza, va bene? In bocca grazie al lupo. Mille, grazie mille. Anni di Abruzzo Irish Festival e siete tornati insieme a suonare nella piazza principale del paese, giusto o sbaglio? Non sbaglio, è corretto. È la 10ª edizione per tornare insieme, è una domanda che volevo fare pure a Matteo prima. È vero, hai perfettamente ragione. Abbiamo suonato con i Reapers al primo anno, abbiamo introdotto l'evento il primo anno, è stato un gran successo, è stato un buon presagio, quindi per il 10º anno non potevamo fare altro che replicare e alle 9:30 finalmente suoneremo su questo palco dopo 10 anni di attesa. E di questi giorni la notizia della reunion degli Oasis, si sono riuniti gli Oasis e i Reapers per l'evento della Abruzzo Irish Festival. Dovevamo fare un editto, una cosa insieme, un incrocio di musiche, no? Sarebbe stato opportuno. Pure Oasis, mettiamo tutte e due sul palco. Gli Oasis li chiamiamo l'anno prossimo, Perché no? È un evento collaterale, è un mix di musiche, capito? Li facciamo aprire il concerto dei Reapers, volendo. Sì, due o tre pezzi, e poi si monderebbero la testa. Concordo. Scherzi a parte, 10 anni di Abruzzo Irish Festival non sono facili, ricordiamo che per organizzare un evento ci vogliono tanti fattori, ci vuole anche un'amministrazione che vi sta insomma dietro e vi aiuta in queste Torno un attimo serio proprio per dire questa cosa. Questo è un evento realizzato con un livello, c'è una tecnica dietro clamorosa. C'è una preparazione, c'è una predisposizione. Internazionale come evento, non parliamo. Posso dire che c'è grande soddisfazione nel vedere l'evento che riesce, ma devo anche dire che soffriamo molto, non dormiamo la notte perché è veramente estremamente complesso. Però il pubblico, l'amore del nostro popolo ci ripaga sempre, quindi siamo contenti e soddisfatti di farlo ogni anno e ogni anno veramente siamo felici di vedere la risposta di un pubblico che esso stesso si coinvolge, ecco, questo è il segreto della manifestazione, un pubblico che non è solo spettatore ma è protagonista dell'evento. Anche perché chi viene qui è diciamo un appassionato diciamo di tutto quello che può essere il celtico, quello che può essere l'irlandese, tutto quello che può essere diciamo una nicchia anche musicale se vogliamo, giusto? La nostra fortuna è il mix. Girando per le vie di Notaresco potrete notare che ci sono persone abbastanza, mi permetto di dire, strane, vestite in maniera un po' particolare, che sono i veri appassionati, no? Coloro che seguono la nicchia, ma c'è anche il popolo che è il curioso, che vuole vedere un attimino cosa succede, quindi è un evento un po' a 360 gradi, se così vogliamo dire, ecco. Assolutamente sì, manca poco. Manca pochissimo. Io di solito prima di uno spettacolo mi estraneo un attimo perché poi mi concentro. Devo dire? Quindi in bocca al lupo per la serata, sicuramente. Viva il lupo! Ti aspetto, ti vedrò sul palco come a tutti voi e buona serata. Grazie, grazie mille, a presto, grazie.
ti ha fatto sudare o ha sudato più lui secondo te? Ha sudato più lui. Ho visto. Sto proprio a divertirmi. Sto sudando pure i sentimenti, ma ne vale la pena. No, l'ho visto che andavi al ritmo di musica, riuscivi a parare i colpi, è vero? Sì, quando non faccio l'arena di spada sono un circense, quindi sì. Bravo, complimenti. Ciao mamma! Ciao mamma! Guarda, mi sono in TV, ciao mamma! Ciao e buon lavoro! Grazie ragazzi! Ciao, ciao, buonasera! Vediamo se questo ci coglie, va! Ci coglie? Ci coglie questo? Fammi capire, fa vedere! Insomma! Sta a posto? Come va? Ci coglie? Insomma! Fammi, Potrebbe fare meglio! Blu, rosso, giallo, nubia, vediamo un po'! Siamo andati vicino. Vedo bene, prima esperienza con l'arco? Sì. Sì? No, è facile. Sì, è buono. No, sai, dovresti fare un po' di pratica, ma ti piaceva l'arco, ci hai provato, oppure eri curioso? Sono curioso, sì. Sto codino qua dietro, come va? Andrà curioso. No, ma è una moda. La moda? Prima volta all'Irish Festival? No, la seconda. La seconda, sì. Ti è piaciuto? Sì. Va bene, buonasera. Vieni. È un piacere conoscerti dal vivo. Grazie. Voi siete lì? Di Fermo, vicino a Fermo, comunque Arcieri Fermo, ma sì. Ok, e quindi voi girate diciamo questi eventi e date la possibilità a tutti di provare. Di provare tiro con l'arco. Diciamo. Quanti morti ci sono stati in tutte queste persone? No, un centinaio, non di più. Quindi è una cosa diciamo popolare, però capito? C'avete uno, diciamo, le onoranze funebri, c'avete la convenzione. Cosa, come si dice, di nascosto, così, capito? Senza dare nell'occhio. Ho capito, cioè lo portate via, sentite male. Tanto è notte, non deve, è scuro, non si capisce, capito? Cioè, è un'idea, è una bella idea. Su affermo, che si dice? Ma io sono del Porto Sant'Elpidio. Del Porto San Lupiglio. Che noi parliamo tutto con la U. Ugliatri, Noiatri. Come va? Ugniru. Va bene. Come è stata l'estate? Calda come qui? Troppo calda. Pure stasera, un caldo. Stasera, veramente. Nonostante stiamo in montagna, è tosta. Va bene, ragazzi, è stato un piacere. Buona serata, ci vediamo prossimamente. Cioè, lo so, il faro da fastidio. Stelle, buonasera a tutti. E dei, visto come mamma sua massa? Un gelataio, un panattiere e uno sta in vacanza. No, matta. Allora, fammi capire, Stelle, è bella sta festa? È particolare, una come cosa no? Curiosa, interessante, capito? Ma è la solita sagra. Non è la solita sagra, però a Notaresco ci sta questa, a Kimble ci sta la Purchette. La nostra provincia è una bellissima provincia, la provincia più bella del mondo, la provincia di Teramo! Ciao Stellino! Ciao compà! Voi siete? Noi siamo l'Associazione Culturale Anticolmo di Ravenna. Anticolmo di Ravenna, caspita, e qui come rappresentazione che abbiamo? Dunque, niente, lì possiamo vedere una tenda che adoperiamo a livello didattico, dove ci sono delle pelli, dove ci sono dei teschi, e poi all'interno si può vedere la nostra dea, la dea di Willendorf, dove, eccola quella lì, sì, immaginavo, dove, e poi dopo c'è Cernunnos, che è proprio la divinità di tutto il regno animale e di tutta la madre natura. La dea di Willendorf perché è importante? Perché era la divinità dove rappresentava proprio la maternità. Infatti la possiamo vedere come un seno molto prosperoso, sì, per l'allattamento, la pancia molto voluminosa anche perché doveva tenere il bambino e le cosce molto sviluppate proprio per il peso del bambino che doveva sostenere. Ma la cosa importante di quella dea è che non ha volto, perché? Perché i Celti in particolar modo dicevano: come fai a dare volto a ciò che non conosci? Quindi come fai a dare il volto a una divinità, che non conosciamo? Poi è un minimo di accampamento, sono tre casette dove vivevano i Celti. Cioè abbiamo una tenda tipo indiana, tra virgolette, certo, dove era facile, che la possiamo vedere anche in grandezza naturale questa, e poi dove c'era che quando i Celti sono arrivati in Emilia Romagna, cosa si sono trovati? Sono trovati a avere a che fare con
il Po e tutto quanto, quindi con quella situazione in cui non era possibile abitare e quindi adoperavano le palafitte. Quindi abbiamo fatto una riproduzione di palafitte e la terza invece è proprio la riproduzione di una casa dove, quando erano stanziali, dove vivevano, dove potevano cercare di vivere meglio possibile per quello, cioè, che era il periodo. Sono adattati al territorio. Difatti era la parte di sotto per gli animali e la parte di sopra abitativa. Poi dopo c'è una riproduzione di Stonehenge, abbiamo abbiamo le rune, quindi abbiamo proprio i tasselli delle rune, gli Ogham era una scrittura che i druidi facevano per comunicare fra di loro senza che altri venissero a sapere di cosa si trattava. In più abbiamo la ruota dell'anno, dove ci sono i quattro animali, diciamo, c'è il, si vede qui, il salmone per l'acqua, il cinghiale per la terra. Poi abbiamo, qui ho messo l'aquila, ma di solito viene rappresentato col falco per l'aria, e qui c'è un drago, ma di solito viene visto come il cervo, perché il cervo è l'elemento proprio del fuoco. E allora tu dillo, stellina,